2020-2021. Sì. Allora, tu sai come sono fatto io. Io generalmente non seguo le tendenze, perché le guardo, le osservo, però lascio sempre che siano poi i miei ragazzi a chiedere magari o a decidere. Quindi io penso che stiamo tornando agli anni Ottanta. Io mi sono ritrovato in questo spazio aperto e sono stato contento, perché voi siete sempre state persone capaci di guardare un po' oltre, no? Quindi l'open space è quello che attualmente i clienti mi chiedono. Spazi all'aperto, giardini, fuori piuttosto che all'interno. E adesso anche l'altra tendenza che mi permetti di suggerirti è i party, wedding party, quindi non più i matrimoni di 6, 7, 8 ore, anche 10 ore per carità, ma non più destinati solo a tavola. Quindi la scelta culinaria fatta oggi mi è sembrata già in tendenza, perché era tutto ineccepibile, però il percorso che i clienti nuovi mi chiedono, e sono contento, è: Benny mi fa una festa bellissima, magari mangiamo pochissimo e balliamo tantissimo, facciamo una festa bellissima, quindi party. Io ci sono, mi piace. E io farò in modo di spingere questo, in modo che tu possa poi averlo. Benissimo. Quindi brava, come sempre. E quindi ci rivediamo, giusto? Sì, mi piace anche perché le nostre spose possono domani anche utilizzare quei servizi. Esatto, io non amo definirmi molto, tu lo sai, un wedding planner. Ci sono delle figure come la mia, per esempio, come la vostra, perché non si spiegherebbe diversamente questo successo. Struttura che cresce così tanto e si mantiene in piedi, addirittura ne apre un'altra, dietro c'è solo un grande successo, e io lo posso confermare questo. Succede questo, io mi innamoro sempre di più del mio lavoro. Io ho sempre detto a tutti una cosa: il giorno che io non piangerò più guardando una sposa vestita nel suo abito con i miei fiori, io non farò più questo lavoro. Secondo te che cosa deve avere un ricevimento per avere quella verve in più? Sempre paura rispondere a questa domanda, perché non voglio che poi chi ci guarda da casa, chi ascolta questa idea, possa pensare che io sono quello che sa tutto di tutto. No, assolutamente, è un mio parere personale. Quello che non deve assolutamente mancare, il comune denominatore dell'eleganza, è la semplicità. Quindi io sono contrario a ogni forma di estroversione, di eccentrico. Figlio, la Puglia rappresenta già di per sé, secondo me, una delle regioni più belle, a prescindere dai matrimoni. Quindi siamo anche fortunati, perché viviamo, oltre che a lavorare, in una regione molto bella, bravo, poi tu ancora più di me perché sei al mare. Quindi il consiglio che vorrei, e che sono sicuro che tu già proponi alle tue clienti, ai tuoi clienti, così, arrivano un po' ubriache di informazioni, perché purtroppo usare il ditino su internet, dico io, non è sufficiente per comprendere poi il meccanismo. Quindi quello che io dico alle mie spose: guardate anche internet, consultate, però badate sempre, cercate di fare un evento, ecco il mio consiglio, che somiglia a voi, che la gente riconosca voi in quell'evento. Anche quando penso vengono da te per scegliere, no, il menù, per scegliere i fiori, tu ti accorgi se una cliente vuole un po', no, fare qualcosa che magari non è lei proprio. Quindi io penso che tu glielo dica. Sì, sì. Sai perché glielo dico? Perché tengo davvero a cuore. Persona vuol prendere delle decisioni. Esatto, io quello, brava, questa è una risposta intelligente, quello che io dico. Ragazzi, non pensate che io voglia imporre la mia volontà. Quando vi rivolgete a un ristoratore, il ristoratore si è sposato 10.000 volte già, e io dico, io mi sono sposato tipo 700-800 volte, quindi lo dico solo per esperienza e per consigliarvi, come tu hai appena detto giustamente, perché ci tieni a quel ricevimento come ci tieni a tutti i ricevimenti. La mia tendenza assoluta è la semplicità assoluta. Poi parliamo di caratteristica architettonica, quindi l'esteriore più che l'interiore, quindi più fuori che dentro, giardini, e voi qui siete anche dentro, sembra di stare fuori alla fine. E poi secondo me l'ultima cosa che mi sento di dire proprio è di scegliere veramente più delle feste che somigliano a delle vere feste, quindi magari con l'intervento di più gruppi musicali, di gruppi musicali studiati anche a seconda dell'orario, per il pranzo, per la cena magari va bene anche un duetto, un trio, per il ballo qualcosa che sia più animata. Così come pure evitare che le persone stiano 7, 8, 9 ore solo a tavola, perché neanche noi a casa. E poi un'ultima cosa, ma la prima più importante, questo lo dico, loro lo sanno, le mie clienti, è di arrivare in orario, perché la puntualità è importantissima, quello ci deve essere prima di tutti. Se io invito delle persone a un ricevimento e non ci sono io per primo, io penso che non sia una bella cosa. Come se ospitassero a casa loro. Io dico, tenete conto, ho detto a Giussi stamattina, che Donna Lavinia oggi diventa casa vostra. Quella è casa vostra, quindi è come se aveste questo salone e fate un po' ospitare, mira, coccolate i vostri ospiti, pensate anche a intervento di gruppi musicali che siano anche cabaret, che... Allora,
che si lasciano guidare meglio, consigliare da persone appunto professioniste. Io me la sento di dire questo perché, ripeto, vi conosco da tanti anni e non mi sono mai trovato male, non mi sono mai sentito nulla di sbagliato e non ho mai potuto neanche, no, dire di mio, ma cos'è che non va in ordine? No, niente, perché era tutto come oggi, perfetto. Quindi grazie, questo grazie. Va. Non voglio essere ripetitivo, però penso che bisogna iniziare veramente a puntare su alta qualità, quindi non fare 10.000 piatti, 4.000 antipasti, anche 4 portate di grande elevatura, di grande gusto, di grande eccellenza, e poi dedicarsi a sfruttare gli spazi che grazie al cielo strutture come la vostra hanno, qui ci sono 7 di spazi diversi, io li ho visti tutti, e sfruttare quello, chiamatemi per creare l'evento nell'evento, che la tendenza, e secondo me la vera tendenza 2020-2021 sarà il matrimonio evento, quindi finalmente l'evento nell'evento. Io a questo punto, l'evento nell'evento, annuncio anche delle belle chicche, novità, brava, praticamente, che sono molto in sintonia con il tuo modo di... Quindi hai fatto tu scelta. Bravissima. Stupenda. Posso sapere, si possono dire o no? È un segreto ancora? Segreto. Si dice, si vocifera, si parla. Va bene, sono sicuro che a tempo debito le sapremo. Le saprete tutti. Io, sai che ti stimo tanto, e questa è una stima doppiamente forte oggi, perché il ricordo emotivo che mi lega, sono un po' ripetitivo, a papà è tanto. Lo devo io ero un bambino quando ho papato con papà, anche quando mi ha tirato le orecchie, perché papà mi tirava le orecchie pure. Sì, sì. Quindi non solo me, no. Sono tutto qui. Quindi parliamo di questa tendenza. Arrivare presto, poco tempo a tavola, eccellenza nel cibo e scelta, feste, party, gioia e divertimento per tutti. Che nessuno dica me ne voglio andare a casa. Ecco, questo è il segreto. Questo è il senso, benissimo. Ah, va bene? Le nuove tendenze mi piacciono. Ci piacciono. Alla prossima. Grazie.